Salve a tutti e benvenuti o bentornati sul mio canale. Allora, prima di iniziare con questo video, una breve premessa che vi farò sia in questo video che nel successivo, perché non so esattamente chi vedrà cosa, se li vedrete entrambi. Di solito questo, che è il video dei preferiti, ha una copertura minore e quindi faccio questa premessa che è importante in tutti i tuoi video. Ultimamente ho latitato un po' sui miei profili social perché, se mi seguite su Instagram lo sapete, sto affrontando un periodo un po' complicato dal punto di vista familiare. Ora non mi va di entrare nei dettagli, ma mi sono presa una settimana di pausa perché proprio non avevo la forza di fare quello che faccio di solito, ecco, per produrre i miei contenuti. Sono voluta però tornare perché è una cosa che mi piace fare, perché ci tengo e perché è indubbiamente una forma anche di distrazione. Tenermi occupata mi serve. Detto questo, la situazione è al momento in evoluzione, quindi non so se e per quanto riuscirò a rimanere costante nelle pubblicazioni. Sappiate però che ci proverò. E quindi niente, semplicemente vi ringrazio per la pazienza e vi ringrazio ancora per tutti i messaggi di sostegno e di affetto che mi sono arrivati. Ok, allora questo è il video dei preferiti di maggio, quindi lo sapete, un video un po' più chiacchierato e spero a questo giro un po' più sintetico, perché oggi ho registrato un sacco di cose proprio perché ero indietro e quindi comincio ad avere un po' meno voce del solito, in cui appunto vi racconto le mie cose preferite del mese di maggio in questo caso, tra libri, film, serie TV, musica, eccetera, insomma. Prima di cominciare con il video, vi ricordo che se vi piacciono i miei contenuti e volete sostenere il canale, potete farlo semplicemente iscrivendovi, commentando, piacendo e condividendo i miei video. E se poi volete, potete fare qualcosa di più, avete a disposizione tanti modi per farlo, li trovate in descrizione, c'è la pagina Ko-fi, la wishlist pubblica su Amazon per fare un regalo libero sul canale e trovate dei link ad Amazon qui sotto in descrizione, in cui vi linkerò libri e altri prodotti. Sono link affiliati, quindi se voi acquistate qualcosa per voi non cambia niente, ma io ricevo una piccola commissione. In descrizione trovate anche tutti gli altri miei contatti social, se vi va di seguirmi su Instagram, TikTok, dove trovate contenuti extra, ma sono anche su Goodreads, su Facebook e c'è il gruppo Telegram se vi va di unirvi al mio GDL. Questo è uno dedicato alle grandi autrici. Infatti, cominciamo subito con la prima categoria, che è quella dei libri, e il libro preferito del mese è senza dubbio Quaderno proibito di Alba de Céspedes, che era la lettura di maggio del mio GDL. Come avete notato, la live di discussione non c'è ancora stata, ma potete ben immaginare il perché. Spero di riuscire a fissarla settimana prossima, ma in ogni caso, se non dovessi riuscire, comunque preregistrerò un video e un approfondimento su questo libro. Comunque arriverà, perché ci tengo, è un impegno che ho preso, quello del gruppo di lettura che voglio mantenere, e in più voglio assolutamente parlarvi più nel dettaglio di questa lettura, che è stata una lettura splendida e che ha rispettato tutte le mie altissime aspettative su questo libro. Ci vedete adesso segnalibro perché l'ho dato a mia madre, mi è piaciuto molto e spero che piaccia molto anche a lei. È un romanzo di cui non vi parlerò nel dettaglio qui, appunto perché uscirà un video apposito e perché, appunto, essendo il video dei preferiti, preferisco lasciare più spazio alle altre categorie che non hanno altri loro spazi all'interno del canale. Questo libro racconta di Valeria, o meglio, è lei stessa a raccontarci della sua vita, perché un giorno, così da un momento all'altro, senza averlo premeditato, compra un quaderno e comincia ad utilizzarlo come un diario. Quindi quello che noi leggiamo o ascoltiamo, come nel mio caso, perché io l'ho ascoltato su Audible, letto da Chiara Leoncini, audiolettura che vi consiglio molto, è appunto la storia della sua vita, insomma, quello che le succede tutti i giorni dal suo punto di vista, quindi raccontato proprio da lei, che si ritrova a scrivere questo diario senza sapere bene neanche perché, ma proprio questo elemento nuovo comincia a condizionare, a cambiare fortemente la sua vita e soprattutto la concezione che lei ha di se stessa, degli altri e del suo ruolo, perché fino a quel momento Valeria ha annullato se stessa per dedicarsi interamente alla famiglia, quindi ai figli che sono ormai grandi, frequentano l'università, al marito Michele e al suo lavoro, perché per necessità, essendo la sua una famiglia piccolo borghese, ha cominciato a lavorare in ufficio e quindi la sua vita è completamente
praticamente messa a disposizione di questo, della famiglia e del lavoro, quindi in sostanza degli altri. Non ha una stanza tutta per sé, né fisica, tant'è vero che non ha neanche un posto dove nascondere proprio questo quaderno proibito, né tantomeno mentale, quindi uno spazio suo, uno spazio di riflessione suo per interrogarsi sulla propria vita, su se stessa, sulla propria identità, comincerà a trovarlo. Grazie a questo quaderno comincerà a sacrificare il tempo che prima dedicava agli altri e lo prenderà per se stessa, scrivendo questo quaderno, cominciando a fermare dei punti, a fermare delle immagini, delle parole che quindi non potrà dimenticare e che la porteranno a tutta una serie di riflessioni. Questa scrittura, questa operazione di scrittura è un'operazione scomoda che le crea disagio, che le crea difficoltà proprio perché le provoca una presa di consapevolezza e un cambiamento profondo in quello che lui, che lei è e in quello che lei pensa di se stessa, della concezione di se stessa e della propria identità. In realtà nel romanzo vengono affrontati tantissimi temi diversi, è una sorta di riassunto, di bignami, di tutti quelli che sono gli elementi più critici che hanno a che fare con la condizione femminile. Ovviamente qui siamo negli anni 50, quindi in una realtà diversa dalla nostra, per fortuna siamo andati un po' avanti, ma comunque tanti elementi rimangono ancora oggi, purtroppo attuali, e quindi è un romanzo veramente interessantissimo da leggere e incredibilmente avanti coi tempi, se pensiamo appunto che è stato scritto 70 anni fa. Ne parleremo meglio, io l'ho apprezzato tantissimo, la scrittura è estremamente diretta e schietta, ma si adatta perfettamente al contesto perché qui abbiamo una donna comune che comincia a scrivere il proprio diario, quindi non possiamo aspettarci una prosa particolarmente ricca, articolata, ma non è neanche una scrittura banale, anzi riesce a coinvolgerci nella storia e a farci molto immedesimare con la protagonista, per quanto sia una persona molto diversa da noi, appunto, perché anche solo temporalmente parlando e anche a livello di mentalità. E quindi io l'ho apprezzata tantissimo. Gli eventi all'interno della storia non sono molti, si parla della vita quotidiana di una famiglia piccola borghese romana, però è quasi impossibile da mettere giù questo libro perché è difficile staccarsi da Valeria, che noi impariamo a conoscere come lei stessa impara a conoscersi pagina dopo pagina del suo quaderno proibito, del suo diario, insomma. Ne riparleremo meglio, io l'ho apprezzato tantissimo. Veniamo alla categoria film, che stranamente questo mese è particolarmente affollata perché ho visto diversi film a maggio, in particolare proprio il 1º maggio ho visto in TV, perché mi hanno dato su Rai 1, La Stranezza, film con Toni Servillo e Ficarra e Picone. È un film molto carino e che consiglio a tutti gli amanti di teatro, e in particolare ovviamente di Pirandello, perché il protagonista della storia, interpretato appunto Toni Servillo, è proprio Pirandello, che all'inizio della storia torna in Sicilia, nella sua città natale, per alcuni affari privati, ed entra così in contatto con una compagnia amatoriale di attori, i cui, diciamo, direttori sono appunto Ficarra e Picone, adesso non mi ricordo esattamente i nomi dei personaggi, che sono diciamo lo sceneggiatore e regista dell'opera e l'altro che il suo assistente, che stanno cercando di allestire questo spettacolo teatrale coinvolgendo tutti gli abitanti del paese. È una storia, diciamo così, tragicomica, piuttosto divertente e che riflette molto sulla funzione del teatro, ma soprattutto sul paradosso del teatro, perché il teatro, così come il cinema, ma nel teatro è ancora più palpabile questa cosa, ci vuole raccontare la realtà, la verità, l'umanità attraverso la finzione. Perché di fatto in teatro noi vediamo delle persone che recitano con delle maschere, con dei fondali, delle scenografie, quindi è tutto finto, è tutto ricostruito, è un'imitazione della realtà, ma proprio grazie a questo meccanismo riesce a raccontarci l'essere umano, la realtà, la società in modo veramente realistico, pregnante e acuto. E questo è secondo me uno degli elementi che più è presente all'interno di questo film, che ci racconta della scrittura di una delle opere più famose di Pirandello, quella in cui insomma ha rivoluzionato il teatro mondiale, ovvero I sei personaggi in cerca d'autore. Mi è piaciuto molto, non è un film spaziale, però se siete appassionati insomma di teatro, di letteratura, ve lo consiglio perché è molto molto carino e comunque non è pesante, cioè scorre molto bene, è molto piacevole da guardare.
Poi, altro film italiano che ho visto, un po' in ritardo, ma al cinema me l'ero perso, è Io Capitano di Garrone. Non credo ci sia bisogno che vi racconti molto di questo film. I protagonisti sono due ragazzi, due cugini che sono dei musicisti, insomma, sognano di diventare delle star. Vivono in Senegal, se non ricordo male, e decidono di lasciare il loro villaggio per raggiungere l'Europa. Intraprendono quindi questo viaggio terribile attraverso il deserto e poi il mare per arrivare in Europa in modo piuttosto, come dire, avventato, perché sono due ragazzi molto giovani che non si rendono neanche bene conto di quello a cui stanno andando incontro e si trovano a vivere un'esperienza terribile fino poi appunto a giungere in Italia. Se non sbaglio, a Lampedusa. È un film che appunto con un'ottica in parte fiabesca, ma senza perdere troppo l'elemento più realistico e crudo, ci vuole raccontare appunto questa storia di migrazioni che è la storia di tanti altri ragazzi, tante altre persone che lasciano l'Africa per cercare una vita migliore in Europa. Allora, il film non è brutto assolutamente, io non l'ho trovato particolarmente convincente perché l'ho trovato un po' blando. Sicuramente è un film fatto per gli occhi degli occidentali, per sensibilizzare l'Occidente sulla tematica delle migrazioni e il cielo sa quanto ne abbiamo bisogno. Però si poteva fare ancora di meglio, si poteva essere ancora più crudi. Io in generale non sempre amo le rivisitazioni fiabesche delle storie, soprattutto quando si vanno a toccare tematiche così attuali, così importanti, così delicate. Quindi boh, non l'ho trovato particolarmente equilibrato da questo punto di vista e particolarmente potente o efficace. Non è un brutto film, assolutamente, non sto dicendo questo, speravo in qualcosa di più, di qualcosa di più potente. Invece è quasi rassicurante sul finale, in realtà non c'è niente di rassicurante in queste storie. Pensate soltanto al fatto che per la nostra legislazione il protagonista, non vi racconto nulla, ma se il film fosse andato avanti, probabilmente lui sarebbe stato arrestato come scafista. E questa è la verità. E invece il film si ferma prima e quindi non ci racconta la brutale realtà del fatto che dopo tutto quello che queste persone hanno affrontato, in realtà non è che poi arrivando in Europa, arrivando in Italia, se la passano tanto meglio. Anzi, e questa è assolutamente una nostra responsabilità. E secondo me il film avrebbe dovuto premere anche su questo. Poi, vabbè. Sono scelte, è un taglio diverso. Il film assolutamente non è un brutto film, è un bellissimo film, soprattutto la prima parte l'ho trovata molto efficace, però non l'ho trovato particolarmente equilibrato o convincente in generale. A maggio io ho letto L'Agnese va a morire di Renata Viganò, un romanzo che parla di resistenza e del quale vi parlerò nel wrap up che o uscirà venerdì oppure è già uscito. Non so bene perché sto vivendo un periodo un po' così, esattamente quale sarà la programmazione di questi video. La mia intenzione è di far uscire prima questo e poi il wrap-up, ma è possibile che succeda anche il contrario, quindi in ogni caso, se non è ancora uscito, presto uscirà e troverete la recensione di questo libro, del quale non vi parlerò nel dettaglio. Ho però approfittato per recuperare anche il film che trovate su Prime Video e che è un film un po' vecchiotto, perché credo sia stato realizzato abbastanza a ridosso dell'uscita del libro, che è un romanzo stato pubblicato nel 49 e quindi ha un po' di problemi tecnici, nel senso che l'audio è terribile, questo film evidentemente non è stato restaurato e è proprio difficile da seguire perché un po' i personaggi parlano in dialetto o comunque con l'accento molto marcato del luogo, un po' appunto l'audio non si sente e quindi si fa proprio fatica a capire quello che dicono, i sottotitoli non erano disponibili e quindi è stato veramente faticoso da seguire, nonostante io conoscessi già la storia. In secondo luogo, non l'ho trovato particolarmente fedele al romanzo in alcune scelte che invece erano essenziali. Prima fra tutti l'aspetto di Agnese, che nel romanzo è descritta come una donna con una certa fisicità, nel film invece è tutt'altra e secondo me così si indebolisce molto la sua figura, che ha un suo senso, una sua compiutezza sia nella sua apparenza fisica che ha a che fare anche con la sua, diciamo, psicologia.
psicologia, con la sua incrollabilità, la sua essenza granitica, mentre infatti è descritta nel libro come una persona molto pesante nel fisico, che si muove lentamente ma in modo inesorabile, inarrestabile, mentre nel film ha una figura piuttosto gracile e anche molto meno granitica, proprio perché forse si voleva spingere un po' di più lo spettatore a empatizzare con lei. Nel libro è più facile perché leggiamo anche i suoi pensieri, entriamo anche nella sua testa. Nel film sarebbe stato difficile rendere questo aspetto, quindi l'hanno resa un po' più morbida anche dal punto di vista delle emozioni. In generale il film l'ho trovato un po' noiosetto, laddove il libro invece è estremamente appassionante e ricco di momenti di tensione. In più nel film non era facile rendere la caratterizzazione o comunque a distinguere bene i personaggi, che sono tanti, mentre nel romanzo l'autrice ci riesce molto bene. Di che cosa parla? In poche parole, Agnese è una donna già in là con gli anni, il cui marito viene portato via dai tedeschi. Il marito è cagionevole di salute e quindi lei è molto preoccupata per le sue sorti, ma soprattutto vuole fare qualcosa. A quel punto ha una sorta di risveglio, viene contattata dai compagni del marito e comincia a collaborare con una brigata di partigiani, quindi a prendere parte alla resistenza come staffetta, ma poi assumendo anche ruoli di responsabilità e soprattutto quasi un ruolo tutelare e materno nei confronti di questo gruppo di ragazzi, di partigiani. Il libro e in questo senso anche il film ci racconta appunto il sacrificio di queste persone, ma anche il rapporto tra i partigiani e i civili, in sostanza, che non sempre erano favorevoli alle loro azioni, anzi spesso erano loro ostili per tutta una serie di motivi. Io vi consiglio tantissimo il libro, il film forse è invecchiato un po' malino, varrebbe la pena di fare un nuovo adattamento di quest'opera, secondo me. Ora io non sono qui a dire che è un brutto film, è probabilmente uno dei film più importanti per quanto riguarda il racconto della resistenza, però visto oggi ha perso qualcosina, secondo me andrebbe anche solo restaurato dal punto di vista dell'audio e del video, secondo me già quello aiuterebbe tanto. Passando a note più allegre, ho visto su Netflix una commedia romantica queer che puntavo da un po' di tempo e finalmente sbarcata sulla piattaforma, ovvero Bros. Allora, questo film è stata una visione comunque carina, divertente, ha fatto il suo lavoro di commedia romantica, però secondo me, date le premesse, non è poi così riuscita, perché si presenta come una commedia romantica che racconta storia d'amore, in questo caso fra due uomini, che vuole smantellare tutti gli stereotipi, che anzi si prende gioco di tutti quegli stereotipi che spesso vediamo rappresentati nelle commedie romantiche queer, in cui sostanzialmente si prende lo stilema classico della commedia romantica etero e lo si ripropone paro paro, però all'interno di una coppia gay. E quello che ci vuole dire il film è che non è esattamente la stessa cosa, che ci sono delle differenze. Ci possono essere delle differenze e quindi il film cerca di raccontare questo aspetto, cercando quindi in sostanza di sfuggire all'eteronormatività che film di questo tipo ripropongono anche all'interno di coppie non eterosessuali. Ci prova? Secondo me non ci riesce, perché alla fine della fiera poi ricade totalmente negli stereotipi e nei cliché delle commedie romantiche. Quindi, anche se cerca di proporre un tipo di relazione diversa, una relazione aperta, quindi non necessariamente monogama, ecco, poi alla fine però è su quella che va a ricadere come unica tipologia di relazione possibile. Quindi in sostanza nice try, cioè carino il tentativo, però non del tutto riuscito da questo punto di vista. Cerca di essere una serie anche piuttosto satirica nel raccontare come parlare di storie queer sia diventata quasi una moda, tanto che vengono inserite un po' dappertutto, ma in modo superficiale, è questo il problema. Però, insomma, in sostanza poi il film non riesce così tanto nel suo intento. Rimane però una commedia romantica carina,
piacevole da guardare, se siete in un momento di tristezza vi risolleva, quindi ci sta, peccato perché poteva essere qualcosa di meglio, qualcosa di diverso. Ho poi visto un po' di serie TV, come potete ben immaginare. Allora, innanzitutto, ovviamente, ho visto la prima parte della terza stagione di Bridgerton, anzi, per la precisione, ho riguardato anche le prime due stagioni di Bridgerton. In questo momento, mentre sto registrando, la seconda parte non è ancora uscita, ma è questione di giorni. E io ovviamente sono molto curiosa di vedere anche la seconda parte di questa terza stagione, ma non posso dire che sia la mia stagione preferita di Bridgerton al momento. L'ho trovata un po' più fiacca rispetto alle precedenti. Non per tanto per Penelope, che è la protagonista di questa terza stagione e che è un personaggio che mi piace moltissimo e che ho apprezzato molto nel modo in cui è stata rappresentata all'interno della storia, perché lei è una persona con un corpo non conforme, una persona con corpo grasso, che però non ricade nei soliti cliché e stereotipi, anzi è un personaggio a tutto tondo, ben sfaccettato, e che appunto non deve dimagrire per conquistare l'amore, come invece succede ad esempio nel romanzo di Julia Quinn, che parla di lei. Almeno così mi hanno raccontato, perché io non li ho letti i romanzi da cui sono tratto Bridgerton e non nemmeno mi interessa leggerli. Quindi, molto contenta della rappresentazione di Penelope, del suo personaggio, di come è costruito. In generale, Bridgerton è una serie divertente, molto sopra le righe, molto sexy, molto patinata, molto pop, che si rifà in parte all'immaginario di Jane Austen in quest'epoca Regency, che però è un'epoca Regency alternativa, anacronistica, che non ha alcun desiderio di essere storicamente esatta, anzi, è un po' un universo parallelo, un what if, se volete, ed è una serie quindi che non si prende troppo sul serio, che non va presa troppo sul serio, ma che comunque è molto divertente, che ci offre anche una rappresentazione, un racconto, un inserimento all'interno di quella che in sostanza è una commedia romantica, in cui si riprendono alcuni cliché delle commedie romantiche, talvolta rovesciandoli, talvolta confermandoli, inserendo però anche degli elementi di, diciamo, femminismo pop, di girl power mainstream, a volte anche qui più riusciti, a volte un po' meno, con degli scivoloni, però in sostanza è un prodotto divertente da guardare, carino e non è così stupido come si potrebbe immaginare, anzi affronta delle tematiche anche interessanti, ecco. Nella prima stagione abbiamo l'espediente diciamo, ci mettiamo insieme per finta e poi ci innamoriamo. Nella seconda stagione, che al momento è la mia preferita, abbiamo l'espediente Enemies to Lovers, quindi da nemici a amanti. E invece in questa terza stagione abbiamo un cliché del genere romance, che è quello della Friends to Lovers, quindi da amici fraterni, da amici di vecchia data a amanti, appunto, che è forse uno degli espedienti un po' più debolini, dei trope, così si chiamano, un po' meno interessanti. Diciamo che quello Enemies to Lovers è sicuramente quello più piccante, quello in cui si respira più tensione sessuale, però in sostanza, insomma, ci sta. Poi io di Bridgerton apprezzo molto la colonna sonora, che è in sostanza una colonna sonora pop, però in versione orchestrale, quindi prendono dei brani famosissimi di Taylor Swift, dei BTS, insomma, di tutto e di più, e li rifanno in versione orchestrale con violoncelli, violini, pianoforti, insomma, un tipo di cover che io amo molto e quindi ascolto sempre volentieri la colonna sonora di Bridgerton, ma ci arriviamo dopo. Perché poi questa terza stagione l'ho trovata un po' più debole o comunque meno interessante del solito per il protagonista maschile, perché se Penelope è un personaggio molto interessante, Colin è un personaggio insopportabile, che già io non sopportavo le prime due stagioni, ma in questa terza mi sembra pure peggiorato. Hanno anche tentato di raddrizzarlo, nel senso di farlo evolvere, ma non ci sono riusciti bene, perché anche nella seconda stagione Anthony partiva come personaggio odioso, insopportabile, vuole prendere a schiaffi dalla mattina alla sera, però lui ha una bellissima evoluzione graduale nel corso della seconda stagione. Qui invece Colin ha uno sviluppo, un'evoluzione troppo rapida e quindi che risulta posticcia e poco credibile.
Comunque, vedremo un po' cosa ci riserverà la fine di questa terza stagione e poi ne riparleremo un po' brevemente nei preferiti del prossimo mese. Veniamo invece ad altre serie. Allora, ho terminato la visione della serie 1992 che avevo iniziato, di cui avevo parlato nel video dei preferiti precedente, e ho visto quindi la stagione successiva, 1993-1994. Confermo le mie impressioni su questa serie. Secondo me la seconda stagione ha un picco di risalita, almeno dal punto di vista della trama, però in sostanza questa serie è molto interessante dal punto di vista del contesto, dell'ambientazione, che è molto ben ricostruita e che racconta un pezzetto di storia italiana, in realtà storia recentissima perché siamo negli anni 90, molto interessante, e si parte dall'indagine Mani Pulite di Pietro, con poi l'ascesa in campo di Berlusconi e la sua successiva elezione a Presidente del Consiglio, quindi seguiamo questi 3 anni, 92, 93, 94, però è molto debole da tutti gli altri punti di vista, in particolare dal punto di vista della costruzione dei personaggi, che non sono scritti per niente bene, mi dispiace dirlo, sono poco interessanti, poco carismatici e hanno delle svolte che non sono delle vere e proprie evoluzioni, cioè sono personaggi incoerenti che risultano un po' finti, un po' posticci, anche il modo in cui parlano è strano, alcuni dialoghi sono costruiti in modo retorico, poco credibile in sostanza, e poi anche l'intreccio di conseguenza ne risente, perché quando tu non hai dei personaggi forti, non ce n'è nemmeno uno forte, anche la trama poi, che comunque non è particolarmente riuscita, ecco, ne risulta penalizzata. In generale si cerca di mettere in scena la storia di personaggi moralmente ambigui o comunque negativi, ma non si riesce a instillare in loro il fascino del cattivo, come invece si riesce a trovare in tante altre serie di questo tipo. Pensate a Succession, che è una serie che io amo tantissimo e che ci parla di personaggi che sono tutti negativi, cioè non c'è un personaggio positivo in tutta la serie di Succession. È uguale in questa qui, però in Succession ci sono dei personaggi che sono veramente ben costruiti, sfaccettati, particolari, strani, assurdi per certi aspetti, però talmente ben costruiti da risultare realistici. Anche in Succession parlano in modo strano, forse poco realistico, però è tutto costruito talmente bene che ti risulta credibile. Qui invece purtroppo no. E quindi questa serie io l'ho finita anche un po' a fatica. Ci sono alcuni episodi nella terza stagione molto belli, ce n'è uno in particolare dedicato a un personaggio secondario che era forse l'unico personaggio positivo fin quando non ha avuto una svolta assurda e non motivata all'interno della trama, della quale non vi racconto per non farvi spoiler perché riguarda proprio il finale. Comunque c'è quell'episodio lì in particolare che è veramente ben riuscito. Infatti mi sono stupita di trovarlo all'interno di questa serie. Per il resto però ho fatto veramente molta fatica a concluderla perché odiavo tutti i personaggi, non li trovavo interessanti e quindi non ero neanche spinta ad andare avanti con la storia. Di che cosa parla questa serie? È una serie corale che racconta di vari personaggi, ve ne ho già parlato nel video precedente, quindi non mi ci soffermo tanto. Comunque, tra gli altri nel cast abbiamo Guido Caprino, Stefano Accorsi, Miriam Leone e tanti altri. E abbiamo appunto vari personaggi che si muovono tra la Milano di Mediaset, di Berlusconi, insomma quel tipo di ambiente lì, e la Roma delle istituzioni, quindi del Parlamento, della politica. E in particolare abbiamo un personaggio che viene eletto all'interno della Lega Nord, che è un ex militare cacciato con disonore, un tipo manesco, insomma un personaggio un po' particolare. Poi abbiamo un pubblicitario che è Leonardo Notte, interpretato da Corsi, che è un po' il protagonista e che è questo personaggio cinico e senza scrupoli che viene assunto per lavorare alla campagna elettorale di Berlusconi in sostanza. E poi abbiamo Miriam Leone, che è una giovane donna molto bella e che vuole assolutamente lavorare in televisione, comunque molto ambiziosa, che è pronta a fare qualunque cosa per riuscirci. In particolare usa la sua bellezza, il suo fascino, il suo corpo per raggiungere i propri obiettivi. Vi ho detto un po' i difetti di questa serie, peccato perché poteva essere invece una nostra Mad Men, se volete, italiana. Non riesce minimamente a raggiungere
l'altezza di Mad Men. Comunque, se vi interessa il contesto, potete dargli una chance perché non è proprio da buttare. Ha un po' appunto di difetti, non è totalmente riuscita, però ci sta. Ecco. Passiamo invece ad una serie che ho adorato ed è una serie comedy che trovate su Netflix, composta da 6 stagioni e conclusa. E sto parlando di Superstore. È una serie ambientata in un centro commerciale americano, uno di quei negozi enormi che hanno di tutto, dai mobili ai farmaci, alle armi, al cibo, veramente qualunque cosa, potete acquistare qualunque cosa. E ci racconta del gruppo di commessi, magazzinieri, insomma delle persone che lavorano all'interno di questo superstore. Ed è una serie estremamente divertente, cioè non fa scompisciare dalle risate secondo me, però comunque molto divertente e piacevole da mettere in sottofondo. Ed è una serie però estremamente satirica, che ci racconta della società americana, di tutte le storture della società americana. Prima di tutto ovviamente del consumismo, siamo all'interno di un supermercato, quindi cosa c'è di più consumistico di questo, ma anche di tanti altri aspetti, le disparità di genere, il razzismo, l'omofobia, l'intolleranza, il bigottismo, il puritanesimo, l'eccessiva religiosità, ma anche e soprattutto le condizioni di lavoro all'interno degli Stati Uniti, dove lo sapete, il welfare quasi non esiste, non ci sono i sindacati, nel senso che non tutti i lavoratori sono sindacalizzati, anzi, nel momento in cui si cerca di avere il supporto di un sindacato per migliorare le proprie condizioni di lavoro, si rischia il posto, perché non ci sono tutele da questo punto di vista. Ed è un elemento che entra in gioco a più riprese all'interno della serie, ma soprattutto nelle ultime stagioni. E quindi fa un'analisi molto precisa di tutti questi aspetti della società americana, costruendo dei personaggi veramente tridimensionali, particolari, un po' strani, come sono sempre i personaggi delle sitcom, comunque ben costruiti, a cui è facilissimo affezionarsi e che appunto seguite con grande piacere nel corso delle varie stagioni. È poi una serie molto riuscita perché spesso le serie comedy in generale, quando si cerca di far ridere, che cosa si fa? Si prende degli stereotipi e per far ridere li si conferma. Guardate ad esempio The Big Bang Theory. The Big Bang Theory, che comunque è una serie che io ho sempre apprezzato e che mi ha sempre divertita, però è molto giocata sugli stereotipi etnici, sugli stereotipi di genere e quello che fa per far ridere, sugli stereotipi sui nerd, ovviamente, quello che fa per far ridere è confermarli. Invece Superstore fa tutto il contrario, prende gli stereotipi e li rovescia ed è così che inserisce l'elemento comico. In più è una serie che ha un cast estremamente inclusivo dal punto di vista etnico, dell'orientamento di genere, dell'orientamento sessuale. C'è un personaggio disabile che però non è il disabile, è un personaggio a tutto tondo, tra l'altro il mio preferito, Garrett, un personaggio estremamente tagliente, satirico, sfaticato, quindi neanche un personaggio positivo, ma un po' al limite, ecco, che è anche disabile, ma è talmente ben costruito che a momenti ci dimentichiamo pure che sta seduto su una sedia a rotelle, perché la disabilità è solo una parte di lui, non è l'etichetta unica che gli appiccichiamo addosso. E questo vale per tutti gli altri personaggi. C'è un personaggio gay, ma non è il gay, è un personaggio che è anche gay. C'è una personaggia che è di origine latina e che non sa lo spagnolo e che a un certo punto fa finta di sapere lo spagnolo in qualche modo per confermare il suo stereotipo a cui lei non appartiene. Quindi è veramente un gioiellino questa serie TV, ve la consiglio tantissimo perché se vi piacciono le serie comedy, secondo me la amerete e insomma, tra l'altro non è neanche molto lunga perché sono 6 stagioni, ma gli episodi sono di 20 minuti. Insomma, bella, 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 ve la consiglio tantissimo. Poi a maggio ho finalmente recuperato anch'io una delle serie Netflix più discusse dell'ultimo periodo, ovvero Baby Reindeer o Reindeer, non so come si pronunci, perdonatemi. Che è una serie di cui si è parlato tantissimo e a quell'inizio io mi sono avvicinata con una certa titubanza perché temevo che non mi potesse piacere per il modo in cui era stata presentata. In realtà l'ho amata tantissimo, l'ho divorata tipo in 2 giorni ed è una serie veramente potentissima. È una serie autobiografica scritta dal protagonista che ha vissuto quei fatti, che è anche colui che la mette in scena, quindi è anche il protagonista della storia, l'attore protagonista. Quindi è una storia molto autobiografica.
in cui appunto l'autore si è speso in prima persona per rappresentarla. Ed è una storia che parte da una storia di stalking fondamentalmente. Abbiamo il protagonista Danny, che è un ragazzo scozzese che si è trasferito a Londra per diventare comico. E nel frattempo, mentre cerca di realizzare questo suo sogno, lavora come cameriere in un pub. Un giorno in questo pub arriva una donna molto più grande di lui, che piange disperata. Lui, insomma, le offre un tè, pagandoglielo proprio lui perché lei dice di non avere soldi, e da lì comincia, diciamo, il suo incubo, perché questa donna che si chiama Marta comincia a stalkerizzarlo, a mandargli centinaia di mail, a tartassarlo tutti i giorni, a aspettarlo sul luogo di lavoro, a seguirlo, a perseguitare anche le sue ex, le sue frequentazioni, i suoi familiari. Quindi per lui diventa veramente un incubo. Ma in realtà la serie non parla solo di questo, anzi, Marta in qualche modo è la personificazione di un trauma che lui ha vissuto e che non è riuscita ad elaborare. Ed è un qualcosa che da una parte lo perseguita, dall'altra però anche lo attrae, perché Marta è l'unica che capisce che a lui è successo qualcosa, che in qualche modo vede la sua ferita, che per tutti gli altri è invisibile. E quindi lui è respinto da questa donna che gli fa paura, che lo perseguita, ma allo stesso tempo inizialmente non riesce a denunciarla, perché con lei ha un legame particolare. Quindi è una storia che ci racconta di una vittima che però non è la vittima perfetta, anzi ha le sue colpe, fa i suoi errori, incoraggiando in qualche modo l'atteggiamento di Marta. Però, come vi dicevo, non è tanto lo stalking il tema centrale della storia, ma piuttosto il racconto del trauma che il protagonista ha vissuto, e soprattutto è una serie che parla tantissimo di mascolinità tossica, e proprio in modo prepotente, la vediamo in ogni ambito in cui il protagonista si muove, e si vede anche quanto lo metta in difficoltà in quanto uomo entrare, come dire, inserirsi in questo tipo di contesto. Non voglio dire troppo perché non voglio farvi spoiler. È una serie molto forte che però vi consiglio di guardare perché è veramente molto molto bella. Mai mi sarei aspettata che mi colpisse tanto, invece mi ha proprio conquistata e l'ho apprezzata veramente tantissimo. Guardatela senza troppi pregiudizi, perché noi siamo portati a giudicare le persone, anche le vittime di abusi, di violenza, di stalking, ma non bisogna farlo. Seguiamo invece la storia del protagonista e cerchiamo di immedesimarsi nelle sue vicende, cerchiamo di capirlo e non di giudicarlo. Questo è l'atteggiamento che dovremmo assumere sempre. Tra l'altro, anche lo sguardo che ha su Marta, la stalker, è uno sguardo per certi aspetti indulgente, che non vuole giustificare le sue azioni, che sono anzi azioni anche terribili, ma che ci vuole mostrare che c'è qualcosa di più dietro. E niente, una serie veramente molto molto bella. Se non l'avete ancora recuperata, guardatela perché ne vale la pena. Non è la solita storia in cui ci raccontano di una donna pazza che perseguita un povero uomo malcapitato. C'è molto di più, e grandissima profondità e grandissima attualità di riflessione su temi che dovrebbero essere al centro, insomma, della discussione. Quindi bella, bella. A questo punto vi dovrei parlare di podcast, ma in realtà non ne ho, perché non ne ho concluso nessuno nel mese di maggio. Ne riparleremo meglio a giugno e credo che ne avrò diversi da consigliarvi, però aspetto di averli portati a termine per parlarvene in modo più completo. Parliamo invece un po' di musica, perché a maggio, sembra sia successo un secolo fa, ma c'è stato l'Eurovision e io sono grande fan dell'Eurovision, lo seguo sempre con grande piacere, mi ascolto il podcast, ecco,
questo magari sì ve lo consiglio, però è riservato soltanto agli abbonati al Post, appunto il podcast del Post sull'Eurovision, che trovo sempre molto interessante e molto divertente, in preparazione alla Kermesse e poi anche a commento delle varie serate. Mi guardo le semifinali, mi guardo la finale e sono sempre molto, molto entusiasta di questa manifestazione estremamente sopra le righe, estremamente eccentrica e divertente. E mi permette anche di scoprire un po' di musica che altrimenti non conoscerei. Quest'anno ha vinto un artista non binary che scusate, adesso non mi ricordo assolutamente il nome, chiedo venia, con la canzone Code. Io devo dire non l'ho amata particolarmente quella canzone, ho apprezzato molto, diciamo, i temi affrontati e sono anche contenta che abbia vinto per appunto il messaggio che porta. La canzone però no, non era proprio di mio gusto, non che fosse brutta, ma non l'ho amata molto, l'ho trovata boh, non di mio gusto, finiamoci qua che non sono un'esperta di musica minimamente, quindi non mi esporrò in questo senso, perché potrei dire delle castronerie allucinanti. Vi dico invece quali sono state le mie canzoni preferite. Allora, ho amato in particolare l'artista irlandese con Domesday Blue. Però non è un pezzo che ho ascoltato molto, invece ho ascoltato tantissimo, ho amato l'immaginario, ecco, di quel brano, il pentacolo, il satanismo, tra virgolette ovviamente, e tutto il resto. Mi è piaciuto molto questo immaginario, un po' dark, un po' Marilyn Manson, ma allo stesso tempo anche un po' pacato, cioè veramente era un connubio incredibile. E poi io però ho ascoltato parecchio due brani, il primo era quello proposto dalla Germania. Cosa incredibile, perché di solito i brani proposti dalla Germania non mi piacciono per niente, invece quest'anno Isaac, che ha portato Always on the Run, mi è piaciuto molto. Devo dire che ho apprezzato in particolare il suo timbro, la sua voce, molto molto bella. La canzone in sé non è niente di particolarmente originale o mai sentito prima, però comunque l'ho ascoltata un bel po', l'ho trovato orecchiabile. Tra l'altro parla di uno che corre veloce per sfuggire ai suoi problemi, quindi direi che da questo punto di vista ci troviamo in sintonia. Io non so quanto corro veloce, ma di sicuro cerco di scappare. Quindi ci siamo. Sto scherzando, ma fino a un certo punto. Mentre il brano che ho amato di più e che secondo me si meritava veramente di arrivare molto più in alto nella classifica è Zari di Melissa Satie, che era l'artista che rappresentava la Grecia. Il pezzo infatti è cantato in greco e parla di dadi, Zari sono i dadi, e prende ispirazione da una tipica danza greca, della quale adesso non mi ricordo assolutamente il nome, ma un sound molto particolare, è un po' etnico pop, se volete, ed era sicuramente il brano più particolare, più originale. Spesso i brani dell'Eurovision hanno un che di già sentito, questo invece era veramente diverso, e vi consiglio di ascoltarlo perché è molto bello. Lei non ha una vocalità chissà quanto o eccezionale, però il brano è molto molto bello, molto orecchiabile, molto ritmato, e quindi io l'ho ascoltato più che volentieri. Poi ho ascoltato anche altre cose, in particolare un bel po' Billie Eilish, che comunque io ascolto sempre. Non è una delle mie artiste preferite, ma alcuni suoi brani mi piacciono molto, e in particolare questo mese ho ascoltato tantissimo Bury a Friend, che comunque è un brano vecchio, non è del suo ultimo album, però io ho un po' questa cosa di fare delle riscoperte, no? E mi fisso su dei brani che magari avevo già ascoltato, però all'inizio non mi convincevano del tutto, poi mi ci fisso e li ascolto in loop. E poi, come vi accennavo prima, ovviamente avendo visto Bridgerton, avendo fatto anche un rewatch delle stagioni precedenti, ho riascoltato tantissimo la colonna sonora di Bridgerton, che è fantastica. Io in generale amo molto le cover orchestrali della musica pop e rock in generale, e questa è la colonna sonora di Bridgerton, è fatta tutta così. In particolare ho ascoltato tantissimo Sign of the Times di Steve Horner, che è una cover del brano omonimo di Harry Styles, se non sbaglio. Io non sono molto ferrata sulla musica pop, mi perdonerete, e che è sicuramente la mia preferita. In generale mi sono resa conto che la colonna sonora di Bridgerton che ho amato di più è quella della seconda stagione, che comunque rimane la mia stagione preferita, quindi tutto torna. Ecco, questi sono stati più o meno i miei ascolti. Poi ho ascoltato anche altre cose, ma ormai avevamo già scavallato il mese di giugno, quindi ne parleremo poi nel prossimo mese
vedere il prossimo video dei preferiti. Concludiamo con la categoria beauty, che nel mese scorso è venuta meno, ma questo mese assolutamente la affrontiamo. E comincerò con uno smalto, che in realtà già vi volevo mostrare il mese precedente, ma il video era andato un po' troppo per le lunghe e ho dovuto tagliare, ed è questo smalto qui. Purtroppo non ce l'ho indosso in questo momento, ma sicuramente lo vedrete in qualche altro mio video, perché l'ho indossato tantissimo negli ultimi 2 mesi, ed è questo smalto di Niobea, bordeaux, diciamo un color borgogna metallizzato. Questa linea di smalti si chiama Gel Like, perché sono smalti normalissimi che però riproducono in qualche modo l'effetto gel, e infatti sono smalti molto lucidi e che hanno questo effetto un po' metallizzato, e questo colore io lo cercavo proprio, cioè esplicitamente volevo andare a cercare uno smalto di questo tipo, proprio un borgogna però un po' metallizzato, non opaco, un po' lucido, un po' così, ma non glitterato, ecco, volevo proprio quell'effetto vernice di metallizzata delle macchine, non so se ci siamo capiti, e questo è esattamente quello che cercavo. Tra l'altro trovo che mi stia molto bene, soprattutto quando ho le unghie un po' più lunghe, motivo per cui non l'ho messo, aspetto, perché le ho tagliate, adesso aspetto che si allunghino un po' e poi lo rimetto, perché mi piace tantissimo l'effetto che fa. È uno smalto freddo e trovo che mi stia molto bene, poi non so se è vero, però a me piace tantissimo e l'ho messo un sacco. L'ho preso su Notino, il prezzo è abbastanza contenuto, siamo su 2,50 €, ma io l'ho acquistato scontato, c'era un'offerta e l'ho pagato 60 centesimi, quindi niente. È anche piuttosto resistente. Ora, io metto sempre un top coat sopra, trasparente, sempre quando metto lo smalto, però questo l'ho trovato anche più resistente di altri, nonostante sia un colore anche molto scuro, quindi quando c'è una piccola crepettina si vede subito, invece devo dire che resiste piuttosto bene, anche 10 giorni, anche di più, e quindi sono molto 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 contenta di questo acquisto, veramente molto bello questo smalto. Ve lo lascerò linkato a Notino. L'ultima volta che ho guardato era sold out questo colore, ma chissà che non torni disponibile, speriamo, perché io sicuramente lo riacquisterò prima o poi, perché lo uso tantissimo. Poi, altri prodotti che vi voglio mostrare, passiamo prima dalla skincare del viso, perché io a maggio in particolare ho avuto un po' di problemi di brufoli. Io ho sempre sofferto un po' di acne. Quando ero adolescente avevo proprio i crateri in faccia. Passato quel periodo critico, la situazione è un po' migliorata, però di tanto in tanto qualche brufoletto mi spunta. Di solito, da quando ho cominciato a fare skincare in modo più, diciamo, costante, informandomi un po', capendo bene le esigenze della mia pelle, la situazione era molto migliorata, mi spuntava qualche brufoletto nel periodo del ciclo, quindi dovuto al ciclo ormonale. Ma nell'ultimo periodo, negli ultimi 2 mesi, non so per quale motivo, ho provato anche a cambiare varie creme, mi spuntavano costantemente dei brufoli sul mento, che comunque io ce li ho spesso perché ne soffro, però veramente era una roba, che tutti i giorni mi svegliavo un brufolo nuovo, mi sembrava di essere tornata indietro 15 anni nel tempo, e in realtà non è così. E quindi, facendomi un po' guidare dall'internet, ho deciso di acquistare un siero con niacinamide. Ce ne sono vari, li trovate anche da supermercato, di Garnier, anche a prezzi accessibili. Io mi sono affidata al mio brand di riferimento, trovando anche un'offerta su Pinalli, e ho preso questo siero di Kiehl's, appunto, con niacinamide, che appunto ha una funzione anti-imperfezioni, riduce i pori, i brufoli, e anche in teoria ha anche una funzione per quanto riguarda le macchie, i rossori, eccetera. Io di questo non ne ho particolarmente bisogno, però vi dirò, sarà un caso, ma da quando lo uso non ho più brufoli, o se mi spunta un brufoletto è minuscolo, cioè piccolissimo. Per esempio, ora me ne è spuntato uno qui, ma credo che sotto il trucco neanche si veda, perché è veramente piccolissimo. Mi spuntava dei brufoli grossi così sul mento, cioè me ne trovo uno la mattina, poi il giorno dopo ne avevo un altro. Ecco, questo mi ha, non so se è stato solo merito suo, ma in realtà nella skincare ho cambiato solo lui.
mi ha salvato la situazione, mi ha migliorato notevolmente la situazione. Io lo uso una sera sì e una sera no, per timore che sia troppo aggressivo. In realtà non l'ho trovato eccessivamente aggressivo. C'è da dire che siamo anche in estate la mia pelle del viso cambia tantissimo. Io ho una pelle mista, in estate diventa quasi grassa, cioè nel senso che sudo molto in faccia, mi ungo molto più del solito, quindi tendo ad usare anche creme molto più leggere rispetto al periodo invernale e quindi questo non è che mi ha dato grandi effetti di secchezza per niente, però comunque cerco di usarlo una sera sì e una no e mi sto trovando benissimo, è fantastico. Tra l'altro, per essere un siero di Kiehl's non è che costa una cifra inavvicinabile, considerando i sieri di Kiehl's arrivano a costare anche 50 euro di più. Questo invece costa molto meno e comunque ne metto due gocce, cioè metto una goccia sul mento, una goccia sulla fronte e poi me lo distendo, che sono i punti più critici, e poi me lo spalmo un po', me lo picchietto un po' per tutta la faccia. Questo è, e quindi sai quanto vado avanti, insomma. Va bene, poi passiamo invece alla cura del corpo, perché lo sapete della mia recente passione per il brand Tesori d'Oriente e in particolare per le loro profumazioni fantastiche. Vi ho parlato precedentemente della linea Hammam, di cui ho acquistato il bagno doccia, il latte doccia, insomma come si chiama, e il profumo, e li ho usati parecchio. Avvicinando, però è una profumazione dolce, non eccessivamente dolce, perché c'è l'argan che effettivamente è dolce, però ci sono anche i fiori d'arancio che quindi stemperano e danno un po' una nota di freschezza, però effettivamente per il periodo estivo forse è un filino dolce e ricomincerò sicuramente ad usarlo con più costanza nel periodo autunnale. Per ora comincia veramente a fare molto caldo, non so quanto lo utilizzerei. Allora ho acquistato un altro bagno doccia, trovandomi in un negozio dove vendono anche prodotti di trucco. Ero andata in particolare per comprarmi delle cose di Astra, che però non ho ancora provato, quindi ve ne parlerò più avanti, e avevano anche tutta una selezione di Tesori d'Oriente e io e mia madre, perché ero con lei, siamo state attirate dalla bellezza di questo flacone di bagno doccia, che è, cioè, in generale i flaconi di Tesori d'Oriente sono per me bellissimi, ma questo in particolare, cioè, è favoloso, meraviglioso. Non so nemmeno se rende in video, ma è bellissimo. Ed è della linea Thalassotherapy con acqua delle Figi e alghe marine. Ed effettivamente ha una profumazione molto, molto fresca e marina. Quasi maschile, ricorda un po' alcuni profumi da uomo, se volete, che spesso fanno riferimento al marino, al legno marino, questa roba qui, però in realtà è unisex e va benissimo. E tra l'altro a me i profumi maschili piacciono da morire, proprio perché spesso sono molto più freschi, mentre quelli femminili sono estremamente dolci e pesanti. Io non amo i profumi dolci, quelli maschili invece sono sempre molto freschi, quindi li amo. Ecco, questa è una profumazione unisex, appunto, molto molto fresca e che amo in questo periodo. Il bagno doccia è fantastico. Quindi, quando poi mia madre è tornata in quel negozio, io ho detto: prova ad acquistarmi anche il profumo. Ed eccolo qui, stessa confezione meravigliosa. Tra l'altro, questo costa 4,90 euro. Questo qui non me lo ricordo, comunque i prezzi sono molto contenuti. E considerate che le confezioni sono peraltro di latta, quindi neanche di plastica. E quindi niente, mia madre mi ha acquistato il profumo, che quando ve lo spruzzate effettivamente riprende quelle note lì, quindi molto fresche, marine, appunto esattamente come il bagno doccia. Però questo profumo qui ha una nota di coda, che poi è quella che vi persiste addosso, piuttosto dolce, di fiori, che non so che fiori siano, perché io non intendo di profumi, però potrebbe essere tiare o comunque qualcosa di fiorito molto dolce che io non sopporto tanto. Quindi ho usato anche questo profumo per far persistere l'odore del bagno doccia addosso dopo la doccia, è ottimo. Però anche questo non lo trovo adattissimo al periodo estivo, cioè se il bagno doccia lo userei tranquillamente tutta l'estate, questo non tanto, perché questo profumo dolcino a me non è che fa impazzire. Cioè, mi ricorda dei fiori che io odio, che sono dei fiori che fioriscono proprio in questo periodo tra maggio e giugno, che hanno un profumo dolciastro che appesta. Ora, io ho un olfatto molto sensibile, quindi non ci fate caso, cioè è una mia peculiarità, però ecco, questo profumo, questa nota dolce non mi fa impazzire. Comunque il profumo non è male e appena spruzzato ha queste note molto fresche che ricordano il bagno doccia e che quindi me lo faranno sicuramente utilizzare. E comunque sono 4,90 euro, quindi non è che ho speso una cifrona
incredibile. Va bene, questi quindi erano i miei consigli anche beauty per concludere il video dei preferiti. Io ho parlato, non so più quanto perché tutto il pomeriggio che sto registrando, la chiudo qua. Vi ringrazio per avermi seguito fino alla fine. Vi aspetto qui sotto nei commenti per sapere la vostra su film, serie TV, musica, tutto quello di cui vi ho parlato, ma anche per sapere quali sono stati i vostri preferiti di maggio. E noi ci vediamo nel prossimo video.